Va ora in onda Pianeta Oggi, eventi nel mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili ascoltatori di Radio Pipe Fontana Fredda, buonasera, benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi, eventi nel mondo, in onda qui in prima serata. Ricordo subito le nostre frequenze di emissione per il nord-est d'Italia, sono i 93.800, ascoltabili molto bene adesso su Mestre Venezia, altresì gli 88.800 MHz per tutto il Triveneto, in modo particolare gli 88.8 per il Friuli Venezia Giulia, anche appunto dal lato est verso Trieste, tutto in stereofonia, in RDS, dunque subito veniamo al tema della trasmissione, anzi ricordo anche le regie, mi stavo dimenticando, qui a Fontana Fredda Paolo Gavasso e a Treviso e Modena abbiamo Ugo Moreno e Rosario Moreno. Ringrazio l'emittente Radio Sayus TV Online che gratuitamente ripete questa nostra trasmissione di approfondimenti. Io sono Massimo Bonella, alla conduzione, do subito la linea all'altro studio perché vedo già pronto Albiano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro. Ricordo una situazione molto importante, per maggiori approfondimenti consultate pure il sito internet ilsicomoro.com. Dunque so Albiano che hai un ospite molto importante questa sera, ti do subito la linea, noi ci sentiamo più tardi. Prego Albiano. Grazie Massimo e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Questa sera parleremo di legalità. E parlare di legalità in Italia significa forzatamente parlare di magistrati come Falcone e Borsellino, i cui processi che ancora si stanno facendo oggi vanno non solo lontani nel tempo, nella data del 92 quando sono stati uccisi, ma ancora più indietro nel tempo, nelle indagini che Falcone e Borsellino portavano avanti. E quindi non dovremmo farci ingannare dal fatto che stiamo andando molto indietro nel tempo, perché la pianta dell'illegalità nel tempo in Italia ha messo radici molto profonde e compromettendo in modo molto grave lo svolgersi di una sana vita democratica nel nostro paese. Abbiamo in linea il direttore della rivista Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni, il quale ringrazio della presenza e al quale subito chiedo. Giorgio, il dottor Di Matteo è titolare del processo Stato Mafia che si sta tenendo della trattativa Stato Mafia che si sta tenendo a Palermo. Possiamo dire che sia la punta di diamante di un'Italia che non si arrende alla mancanza di verità, alla mancanza di giustizia, ma ci sono forze che invece si oppongono proprio a tutto ciò e si oppongono, possiamo dire, in due modi. Una parte, il braccio armato della illegalità con il tentativo di fisicamente uccidere il magistrato Di Matteo, mentre la parte più occulta, semi-istituzionale, istituzionale dell'Italia cerca di invece screditarlo dal punto di vista professionale. Sappiamo che c'è stato un importante udienza, ha avuto un'importante udienza con la Commissione parlamentare antimafia,
e ti chiediamo di darci le ultime notizie su questo. Sì, buonasera Alviano, Massimo, Radio Science e tutti i radioascoltatori, grazie per avermi invitato, rispondo subito per la brevità del tempo che abbiamo, cercherò di essere sintetico e soprattutto chiaro in un tema così complesso e a volte anche drammatico. Sì, il dottore Di Matteo è titolare insieme ad altri tre magistrati, Francesco Del Bene, Roberto Tartaglia e Vittorio Teresi, sono i PM del cosiddetto processo trattativa mafia-Stato, che voglio ricordare al radioascoltatore, alla sbarra imputati i boss mafiosi di alto livello, i capi Riina, Provenzano purtroppo è morto, e Bagarella, Brusca, anche se collaboratore di giustizia ed altri, e uomini di Stato, ex ministri, ex ministri, senatori e generali dei carabinieri, alti ufficiali. Quindi ecco perché viene definito il processo cosiddetto trattativo a mafia Stato. Rispondo subito alla tua domanda, perché parlare del processo sarebbe un pochino complesso, se volete dopo possiamo accennare. In sostanza, quest'estate tu parlavi di attacchi a Di Matteo. Sì, effettivamente gli attacchi non sono le minacce o le condanne a morte della mafia, ma gli attacchi vengono anche, diciamo così, dal mondo della comunicazione e non solo. C'è stato in quest'estate, giustamente, legittimamente, delle dichiarazioni di Fiammetta Borsellino, i figli di Paolo Borsellino, che chiedono giustizia, gridano giustizia e verità, e hanno messo all'attenzione il fatto, alla luce della sentenza del processo cosiddetto Borsellino Quater, del depistaggio sul falso pentito Scarantino, Vincenzo Scarantino. Questo è vero che c'è stato il depistaggio, è vero che questo pentito è stato falso, non del tutto, poi spieghiamo il perché. E tra i nominativi che faceva Fiammetta Borsellino, dei magistrati involucrati in questo purtroppo grave incidente o addirittura infame depistaggio, nominava pure il dottore Di Matteo, il quale allora era sì presente alla Procura della Repubblica, giovane magistrato, ma non ha avuto assolutamente nessun ruolo se non marginale, e anche quello secondo me efficace e non erroneo, sulla questione del pentito Scarantino. Ha spiegato, rispondendo alla domanda, dopo che ha fatto richiesta e nell'unica posto istituzionale legittimo, importante del nostro Stato, dove il dottore Di Matteo, senza polemizzare con la famiglia Borsellino, senza polemizzare, con grande rispetto appunto della famiglia Borsellino e con i giornali, ha detto: voglio essere sentito dalla commissione parlamentare antimafia e spiegherò quello che so. Lo aveva già fatto al cosiddetto Borsellino Quater, però purtroppo i processi e le stragi dei nostri martiri, i giornali li seguono quando devono cercare di attaccare qualcuno o dei gossip, che non, o se li inventano non ci sono. Il processo Borsellino Quater, dottor Nino Di Matteo ha spiegato benissimo il suo ruolo in quegli anni alla procura di Caltanissetta. Sinteticamente, il presidente della commissione parlamentare antimafia Rosi Bindi e tutti i commissari lo hanno ascoltato profondamente. Nella questione di Scarantino non è stato segretato le dichiarazioni del dottor Di Matteo, invece furono segretate quelle dove ha dovuto parlare anche di indagini, forse anche a tutto rincorso, dei propri colleghi. Ma per quanto riguarda Scarantino, ha chiarito, ha spiegato in strettissima sintesi che lui è subentrato successivamente quando è stato istruito il processo basato soprattutto sulle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, e quando è subentrato ha usufruito di questo collaboratore, poi diventato presunto e alla fine anche falso, delle dichiarazioni che potevano avere dei riscontri. Invece quelle nelle quali non aveva nessun riscontro, addirittura diceva delle cose sbagliate, erronee o mentiva, le ha scartate. Il processo Borsellino bis
lui è subentrato nella parte finale e addirittura, come ha spiegato benissimo, devo andare sintetico perché è molto lunga la commissione, lui ha, il dottore Di Matteo addirittura ha chiesto l'assoluzione per quelle persone che poi sono state scarcerate solo dopo 20 anni, dimostrando che già a quell'epoca Di Matteo aveva le idee chiare su Scarantini, ma non era lui il principale conduttore di quelle indagini, non era lui il procuratore capo della Repubblica di Caltanissetta, non era lui il delegato alle indagini alla strage di Capaci di Via D'Amelio, ma era la dottoressa Boccassini ed altri. Quindi non è che si è voluto defilare, ha dimostrato, se ha detto chiaramente e molto direttamente, se magistrati sono stati involucrati in questo depistaggio infame, non è certamente il dottore Di Matteo. Questa è stata la cosa più importante per quanto riguarda Scarantino. Poi ha spiegato benissimo che la questione Scarantino non è solo il depistaggio, che già è devastante, e di quello di che si è parlato molto poco, il fatto che Scarantino ha detto anche delle verità. Quindi questa è la cosa spaventosa, non è stato un pupo nelle mani di un depistaggio di Stato solo, è stato anche un personaggio che, al quale hanno messo in bocca delle verità, tant'è vero che alcune famiglie mafiose che lui ha accusato nella strage sono state condannate definitivamente in tutti i gradi di giudizio e in tutti i processi che sono stati effettuati nella strage di Via D'Amelio, cioè i fratelli Graviano e questo gruppo di fuoco che si pensava Scarantino volesse nascondere, perché poi abbiamo saputo successivamente che Graviano ebbero contatti politici anche con Dell'Utri, eccetera, invece no, Scarantino disse anche delle verità. Quindi la faccenda è molto complessa. D'altronde il dottore Di Matteo spiega anche che lui, quando prende invece le indagini del cosiddetto processo Borsellino Ter, lui apre uno squarcio fino a quel momento inesplorato insieme alla collega Anna Maria Palma, con la quale conduceva questo processo, erano i pubblici ministeri, hanno aperto degli squarci molto importanti nella strage di Via D'Amelio. Di Matteo è il primo che strappa dalla bocca al collaboratore Giovanni Brusca, stiamo parlando del fine anni 90, quindi 20 anni fa, strappa la parola trattativa, il nome di Mancino esce fuori al dibattimento condotto dal dottore Di Matteo come terminale della trattativa. Per la prima volta Cancemi, dopo 5 udienze estenuanti, ore e ore di interrogatori, finalmente rivela i nomi con i quali Riina si è rincontrato, cioè Dell'Utri e Berlusconi, e poi Di Matteo fu anche il titolare di indagini di presunti personaggi presenti in Via D'Amelio appartenenti alle forze dell'ordine o ai servizi segreti. Quindi tutto si può dire di quel depistaggio, dite quello che volete, meno che involucrate Di Matteo, il quale mi sembra che sia stato, insieme al dottore Luca Tescaroli, in quegli anni gli unici magistrati che si occuparono di mandanti esterni. Furono loro a mettere sotto indagine, rischiando magistrati giovani, la carriera Berlusconi e Dell'Utri per strage. Furono loro a cercare degli elementi che potessero condurre ai cosiddetti mandanti esterni. Quindi questa campagna, legittime le dichiarazioni di Fiammetta Borsellino, purtroppo però erronee per quanto riguarda il dottore Di Matteo, legittime perché cercano, i familiari hanno diritto alla verità, ma si è creata una campagna di stampa attaccando Di Matteo e dicendo delle falsità. L'istituto importante dello Stato che potesse ascoltare Di Matteo era ed è la Commissione parlamentare antimafia. Giorgio, scusa, adesso dovremmo attenderci dall'informazione ufficiale un chiarimento, in modo che
ci fosse abbastanza informazione, appunto, perché i cittadini comprendessero in realtà il ruolo, bene, venisse spiegato in qualche talk show questa la posizione rivista agli occhi della Commissione parlamentare antimafia, la nuova posizione. Speriamo che sia così, anche se nutriamo dei dubbi. In realtà questo è il paese dei misteri, delle stragi irrisolte e di una grande mancanza di reale informazione. Io ti volevo anche chiedere, è uscito da non molto un libro di Ferdinando Imposimato, La Repubblica delle stragi impunite, che in qualche modo si collega, secondo noi, alle indagini fatte soprattutto da Falcone, ma anche da Borsellino, che Borsellino è venuto a sapere da Falcone. E come diceva Falcone nel 1986, lui parlava dell'esistenza di realtà inquietanti, molto complesse, fatte da ibridi connubi tra criminalità organizzata, centri di potere extra istituzionali e settori deviati dello Stato che hanno ostacolato la vita democratica e ispirato crimini efferati. Questo diceva Falcone. Come puoi approfondire tu e svolgere meglio questi pensieri di Falcone? Sì, e solamente 30 secondi voglio dire che gli unici giornali che si sono occupati della deposizione di Nino Di Matteo alla Commissione parlamentare antimafia sono stati Antimafia 2000, Giornale Nazionale e Il Fatto Quotidiano. Il resto tutti hanno portato trafiletti, agenzie ANSA, e non hanno assolutamente riportato la notizia. Purtroppo solo questi due giornali nel campo antimafia approfondiscono, credo, le situazioni. Chiusa parentesi, Falcone... ormai Alviano, verissimo, è una verità. Io ho scritto un editoriale insieme al collega Aaron Pettinari sulle stragi Falcone e Borsellino, l'ho scritto proprio ieri, e i diari di Falcone e l'associazione Gladio, questa associazione segreta governata dalla CIA con il consenso del nostro governo per tanti anni. Ne parlò persino Moro nel suo famoso memoriale, è stato sicuramente, abbiamo quasi certezza, ovviamente questo speriamo che possa essere introdotto all'interno di un nuovo processo mafia-stato, cioè praticamente Falcone negli anni, fine anni, sappiamo ormai quasi con certezza che nell'89, quindi durante anche il famoso attentato alla Daura, dove lui disse menti raffinatissime ci sono insieme alla mafia che mi vogliono assassinare, lo disse lui al giornalista Lodato, stava indagando su Gladio. Gladio, quella famosa struttura che poi lo stesso Andreotti, Cossiga, ammisero che era una struttura parallela, non illegale, che l'America aveva imposto come tentativo, qualora i sovietici, l'Unione Sovietica poteva invadere il nostro territorio, questi gladiatori dovevano intervenire o fare soprattutto un lavoro di prevenzione, e l'hanno fatto purtroppo bene. In quell'epoca Falcone stava indagando sui delitti politici di Palermo, mafia politica, cioè il delitto Reina, Mattarella, Insalago dalla Chiesa e altri, e quindi voleva indagare su Gladio. Il procuratore capo dell'epoca, Giammanco, spalleggiato fortemente dall'attuale procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, quindi chi è andato contro Falcone ha fatto una brillantissima carriera, è arrivato alla procura più grande d'Italia. Questo senza sminuire o accusare il procuratore Pignatone, ma sono i fatti che Falcone scrive nel suo diario, purtroppo per Pignatone. Falcone scrive praticamente in sintesi che né il procuratore capo né il suo collega Pignatone
vogliono che lui indaghi su Gladio, infatti prendono tempo, gli impediscono di parlare con il collega di Roma che si occupava di Gladio e Falcone viene stoppato anche su quel settore. Dopodiché avviene, Falcone comunque a Roma segretamente o personalmente continua a indagare su queste strutture segrete devianti appunto dello Stato. Probabilmente confessa al suo amico fraterno, al suo vero fratello Paolo Borsellino, queste rivelazioni e avviene la strage di Capaci, la corte d'assise di Catania che ha istruito l'ultimo processo cosiddetto bis di Falcone, ha scritto che ci sono stati, anzi scusate, la corte di Caltanissetta, che ci sono state convergenze di interessi di altri istituti criminali esterni a Cosa Nostra. Quindi noi vediamo che Falcone viene ucciso e rivela, siccome dice lo stesso Borsellino, queste cose al suo amico. Borsellino fa la sua purezza, la sua grande etica di fronte al pubblico, fa una semi-rivelazione, poi giustamente dice no, non posso più dire altro, e dice io ho letto i diari di Falcone, e dice sono tutti veri, e quindi cosa c'è nei diari di Falcone? Ci sono accenni a questa Gladio. È probabile che nell'agenda rossa di Paolo Borsellino lui abbia scritto, oltre alla trattativa mafia-stato che già era gravissima, abbia scritto delle cose che avrebbero scatenato una grande crisi istituzionale in Italia. Se Paolo Borsellino, in quel momento il giudice più conosciuto al mondo, in quel momento in tutte le televisioni d'Italia e del mondo, avesse rivelato che Falcone, i mandanti esterni di Falcone provengono da servizi deviati dello Stato italiano che sono sotto coordinamento della CIA americana. Quindi l'ipotesi che Falcone e Borsellino non ci sia stata solo la mafia, non ci sia stata solo la trattativa Stato italiano-Stato mafia, ma che c'era dell'altro, purtroppo agghiacciante e drammatico, è possibile. Noi siamo un po' come Pierpaolo Pasolini, non abbiamo le prove definitive, ma sono discorsi logici. Tante volte certo. Abbiamo una prova definitiva, questa sì, che è prova. Falcone stava indagando su Gladio e quando l'agente di polizia Agostino, che viene ucciso da mani ignote, probabilmente servizi segreti con la moglie incinta, il papà tuttora oggi non si taglia la barba perché vuole la verità, in quel momento accompagnava, faceva la scorta a un terrorista criminale neofascista, un certo Volo, che Falcone stava interrogando. E questo signore a Falcone gli ha rivelato la struttura segreta Gladio. Quindi 2 più 2, caro Albiano, fa 4, non fa 5. Diciamo che questi rapporti di sudditanza anche dei servizi segreti, c'è notizia o si può intuire questi rapporti di sudditanza tra i nostri servizi segreti e la CIA, li possiamo trovare anche nella cronaca di oggi sul fatto che diciamo che il dottor Contrada, numero 3 del SISDE al tempo dell'attentato di via Capaci, è stato condannato a 10 anni per concorso in un'associazione mafiosa, ma oggi si vede reintegrato con una sentenza diciamo di quarto grado nel suo caso nella polizia. Come puoi dire in 2 parole, perché abbiamo solo 2 minuti di tempo, proprio 2 minuti, 120 secondi, che lo Stato protegge se stesso in qualche modo e premia se stesso? C'è contraddizione tra l'altro, perché Contrada c'è una nuova sentenza di Cassazione che lo riabilita. Ma questa sentenza molto complicata e contraddittoria, proveniente da una sentenza della Corte dei diritti umani dell'Europa che non capisce niente e non sa nulla di mafia, praticamente dice che Contrada non deve scontare la pena, ma non dice che è innocente.
non dice che non ha commesso quel reato, ha commesso quel reato quando quel reato, secondo la Corte Suprema, non doveva essere iscritto all'associazione mafiosa. Quindi lo Stato assolve se stesso perché non sa cosa fare in tempi molto duri, quando personaggi come Contrada o personaggi come quell'altro poliziotto che hanno ritrovato morto da infarto, il famoso faccia da mostro, potrebbero dire o andare all'incasso e dire: che facciamo? Devo stare sempre zitto oppure posso cominciare a rivelare delle cose? Contrada lo hanno accontentato, lo hanno riabilitato, adesso gli danno una grandissima liquidazione per tutti gli anni che era stato allontanato dalla polizia, e Contrada per sempre, ormai anziano, non dirà nulla su quei fatti gravissimi. Ma rimane il fatto però che c'è un'altra Corte Suprema italiana, sempre italiana, che dimostra che Contrada era amico dei mafiosi, frequentava i mafiosi, ha aiutato mafiosi del calibro dei capi di Cosa Nostra. Quello non lo cancella nessuno, poi sarà la storia a decidere se Contrada stava lavorando per se stesso, era diciamo un delinquente al soldo di Cosa Nostra, oppure Contrada stava lavorando per lo Stato, quello Stato che ha sempre convissuto con la mafia, o quello Stato che si è servito del braccio della mafia per fare affari sporchi nel proprio territorio. Giorgio, noi ti ringraziamo della grande chiarezza con quale hai esposto questi fatti e invitiamo i radioascoltatori a seguire, a leggere le informazioni che possono trovare direttamente su Antimafia 2000, perché senza verità, senza legalità, senza giustizia, e il nostro paese non potrà sicuramente riprendersi, ma ci sono uomini valorosi che stanno, molto capaci, molto decisi, che stanno andando avanti, che stanno scavando e hanno bisogno del nostro supporto, un supporto che non può esserci senza reale informazione, per cui invito veramente tutti a seguire, ad informarsi e a sostenere queste persone che sono l'ultimo scudo di legalità per la nostra democrazia. Un saluto a tutti e passo la linea a Massimo Bonella. Grazie. Sì, e grazie al Veneo Appi, un saluto anche a Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000, testata online che la trovate al sito internet antimafia2000.com. Ecco, lo ripeto, antimafia2000.com, 2000 scritto in lettere. È tutto per il nostro approfondimento di questa settimana, Pianeta Oggi, eventi nel mondo. In studio qui a Fontana Fredda Massimo Bonella. E ricordo anche alle regie e ringrazio per la collaborazione, altrimenti non potremmo andare in onda, Paolo Gavasso qui a Fontana Fredda e Ugo Moreno e Rosario Moreno per quanto riguarda l'emittente Radio Science TV, che gratuitamente ripete questa nostra trasmissione. Gentili ascoltatori, appuntamento la prossima settimana sempre agli stessi orari. Buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20:30 su Radio Piper.